Riparte con numeri importanti lo Sterrare Eumano Trophy, kermesse sportiva e di promozione turistica. Giunto alla terza edizione, l'evento mototuristico adventuring si svolgerà dal 25 al 28 aprile, partendo da Montesilvano e toccando tutte le province abruzzesi. 98 i comuni interessati per 670 km di percorso tra coste, colline e montagne fino a 1300 metri di quota. Noi abbiamo sempre da subito avvicinato questa organizzazione perché la regione su questo deve essere sempre vicina a questi eventi molto importanti. Abbiamo la possibilità di avere alberghi pieni in tutta la zona costiera, abbiamo sempre numeri più importanti e anche le testate più importanti di riferimento per quanto riguarda questo sport nicchia sono interessate moltissimo a questo evento. Arriveranno tutti i partecipanti, appunto il giorno 25 aprile, sono 300 partecipanti che arrivano da tutta Italia, comprese le isole e alcuni anche dalla Svizzera e dalla Germania, e prenderanno appunto il via con il loro percorso a Margherita il 26, 27 e 28 aprile, mentre all'interno del Paladin Mar creeremo un evento che appunto si chiama lo Sterrare Eumano Trophy Village, dove tutti i visitatori potranno appunto prendere parte a questa manifestazione, perché ci saranno 42 espositori con molti test ride di moto, ci sarà un'attività legata ai bambini dai 6 ai 14 anni con la Federazione Motociclistica Italiana, dove metteremo a disposizione degli istruttori federali per permettere loro di prendere confidenza con la moto, ci sarà una scuola guida per le donne tramite il Honda Europe, e per concludere, ma siamo davvero molto orgogliosi di questa iniziativa, abbiamo creato un evento che si chiama Fuoristrada e Solidarietà. Abbiamo creato un percorso all'interno del Paladin Martin dove le Jeep 4x4 potranno portare dei ragazzi disabili a vivere appunto l'esperienza del fuoristrada.